Buongiorno amici di Motore Online, oggi per voi abbiamo in serbo una prova davvero diversa dal solito, decisamente un bel po' più avventurosa. Ci troviamo infatti qui al kartodromo di Maggiora. Siamo in compagnia di BF Goodrich e stiamo per provare uno pneumatico davvero speciale. Come sempre io sono Lorenzo Bellini e qui a Maggiora stiamo per provare per la prima volta il nuovo pneumatico professionale KM3. Eccoci qua, più sul pezzo di così veramente non potremmo essere, quindi cominciamo a parlare del nuovo BF Goodrich KM3. Cosa rappresenta questa nuova gomma per il marchio? Beh, diciamo che questa nuova gomma è un passaggio importante perché nasce basandosi su 40 anni di esperienza nel fuoristrada estremo. Questa è la quinta generazione di Matterrain. E ci siamo basati non solo la nostra esperienza ma anche le competizioni di BF Goodrich, dove la marca è impegnata da tantissimi anni. Ne cito alcune: la Baja 1000, 24 vittorie, la Dakar 8 vittorie, il Rally 5 vittorie con Sebastian Loeb. Quindi siamo basati non solo su questo ma anche sui consigli che ci hanno dato gli appassionati del settore. Importanti appassionati sono stati coinvolti nello sviluppo del pneumatico e ci hanno dato i consigli per migliorare ulteriormente il prodotto e fare in modo che soddisfi i nostri appassionati clienti. Quindi parliamo allora delle caratteristiche tecniche di questo nuovo KM3. Sì, diciamo che questo prodotto ha tre prestazioni fondamentali che incrementa rispetto alla gamma precedente, che sono la robustezza, la trazione su roccia e nel fango e il comfort nei trasferimenti stradali. E queste prestazioni sono rese possibili grazie a diverse parti del pneumatico. La robustezza è una cosa che non si vede da fuori, è un pneumatico che ha tre telecarcassa che sono state rinforzate, radiali, quindi permettono la morbidezza, permettono al pneumatico di fasciare le rocce, nello stesso tempo sono molto resistenti alle aggressioni esterne. La spalla è stata rinforzata, questa spalla esce di più, ha più mescola, la mescola è più resistente e nello stesso tempo disperde meglio il calore, perché nei trasferimenti stradali più gomma c'è e più il calore aumenta. Per passare alla trazione nel fango è sempre la spalla, con questi tasselli sfalsati che vanno ad aggredire il fango nei canali, e queste barrette chiamate fangofobiche servono a cacciare fuori il fango una volta che l'impronta al suolo ha lasciato il terreno. Trazione su roccia, la parte più centrale, materiali di nuova generazione, abbiamo investito molto nella ricerca sui materiali e questo è un esempio che ne risulta. Non solo, anche la forma del rampone offre la stessa aderenza in tutte le direzioni. E infine, grande comfort, grande silenziosità per questa forma che appoggia al suolo progressivamente e permette di disperdere l'emissione sonora su diverse frequenze. Sono appena rientrato dagli Stati Uniti, dove ai confini tra il Nevada e la California ho provato il nuovo KM3, il nuovo pneumatico di BFG, ed è stata un'esperienza eccezionale perché ci hanno portato con l'elicottero in mezzo alle montagne e lì ci hanno messo a disposizione dei fuoristrada gommati con questo ultimo prodotto di BFG, e devo dire che sono rimasto estremamente impressionato dalle qualità fuoristradistiche, dall'arrampicata, dalle condizioni di aderenza anche sul fango, sul bagnato e dalla robustezza, perché sono stato su delle prove talmente impervie con non degli sterrati, proprio zone rocciose estremamente difficili e la gomma si è comportata in un modo
eccezionale. La sorpresa maggiore poi è stata quando abbiamo provato anche gli stessi pneumatici nell'asfalto e si è dimostrata una gomma estremamente silenziosa, molto più silenziosa di tutti i pneumatici tutterreno che ho usato io fino ad oggi, e quindi sono veramente, diciamo, rimasto piacevolmente stupito dal salto di qualità che questa gomma ha fatto rispetto a tutti gli altri. Ma allora a questo punto scommetto che i nostri amici appassionati di off-road vorranno sapere quando sarà disponibile questo nuovo KM3. Allora è già disponibile da maggio e il lancio sarà fatto su un anno e mezzo, quindi terminerà nel 2019 e passeremo dalle 21 dimensioni che erano disponibili sul KM2 alle 42, quindi le raddoppieremo, che saranno disponibili sul KM3. E quindi con queste dimensioni copriremo il 75% del mercato. Perfetto, grazie mille. Allora, a questo punto da Maggiora è davvero tutto. Grazie mille a BF Goodrich e al prossimo test drive.